Horis, splendor lucis aeternae, et sol justitiae, venit in lumina, sedentes in tenebris, et umbra mortis. O astro che sorgi. Che cos'è questo astro di cui si parla nell'antifona di oggi? O Oriens. Quindi, ciò che sorge. Oriente, infatti, che è la parola con cui si disegna il punto cardinale dell'est, è il punto da cui sorge il sole. E anticamente le chiese venivano costruite rivolte a Oriente, sempre, quelle moderne no, perché oggi si è un po' persa questa cosa, ma quelle antiche sì. Per cui Cristo era visto come il sole che sorge. Quindi le chiese venivano rivolte a Oriente per salutare il simbolo del sole, il Cristo che viene, che sorge ogni giorno, che risorge da morte. E poi per attendere il Cristo trionfante, il Cristo giudice alla fine dei secoli. Ricordiamo infatti che l'Avvento, che stiamo per concludere, celebra tre tipi di Avvento, tre qualità dell'Avvento. C'è l'Avvento storico, cioè l'Avvento di Gesù nella carne, l'Avvento di Dio che si fa uomo, quindi il fatto storico della nascita di Gesù. Poi si celebra l'avvento escatologico, appunto quello che dicevo prima, il fatto che Gesù tornerà come giudice alla fine dei tempi, quindi il ritorno del Signore. E poi, tra l'avvento del passato e l'avvento del futuro, si colloca l'avvento del presente. L'avvento di Gesù, di Dio, del Signore, che tramite lo Spirito si rende presente a noi in ogni momento. Quindi noi celebriamo anche il Natale dentro di noi del Signore, ad ogni momento. E il Natale è un modo anche per celebrare questo. Diciamo che è quello che dipende più da noi, tra tutti e tre. Perché è quello a cui noi possiamo dare un assenso, con la nostra libertà e con la nostra volontà. Mentre gli altri due sono indipendenti da noi, ovviamente. Questa antifona, o Oriens, che non a caso è collocata il 21 di dicembre, il giorno del solstizio d'inverno, il giorno più corto dell'anno, è il giorno in cui, nelle tenebre, nell'ombra di morte, come ricorda la fine di questa antifona, riprendendo anche O Clavis David, ne abbiamo parlato nell'ultimo video, nel cuore delle tenebre e dell'ombra della morte sorge il sole. Proprio quando uno non se l'aspetta, il sole arriva, la luce irrompe, squarciando le tenebre. Il sole di giustizia. Quest'antifona deve farci ricordare come nella nostra vita possa accadere davvero proprio questo. Perché di fronte anche al peggio che possiamo aspettarci, di fronte alle disgrazie che possono capitare, pensiamo a un lutto, pensiamo a una difficoltà, pensiamo alle incomprensioni nei vari ambiti della nostra vita. Di fronte a tutto questo, nelle tenebre più profonde, proprio quando noi non abbiamo più la speranza che qualcosa di buono possa accadere, pam, il sole sorge, la luce arriva, che può essere magari portata da una persona che ci dà una mano, da una situazione nuova e favorevole, da qualcosa che non ci aspettavamo, da una sorpresa. Ecco, Dio è questa sorpresa, che irrompe nelle tenebre, come luce nelle tenebre. Anzi, più sono pesanti, dense le tenebre, più è forte questa luce. Anche se piccola, la luce prevale sulle tenebre.
Provate ad accendere una piccola candela in una stanza completamente buia. La stanza si illumina, anche se la luce è piccola. Che la luce, per quanto piccola, squarcia le tenebre. E pensiamo anche a questo Oriens, no? Che in latino appunto è chiaramente il sole che sorge, l'alba, no? Però può essere anche, in italiano è tradotto con o astro che sorge. Può essere anche la stella cometa, se ci pensiamo. Pensiamo ai magi, a tutti i personaggi che arrivano a Betlemme per la nascita di Gesù. Pensiamo al presepe, che tutti noi magari abbiamo costruito in casa. Questa stella che c'è sulla capanna, questa stella che guida i magi, è proprio questa nuova speranza. È proprio questo astro che guida anche le persone più sapienti dell'epoca, i re magi. Possiamo paragonarli agli scienziati di oggi, le persone proprio più esperte, più dotte, eccetera. Guida queste persone che credevano di conoscere tutto ciò che era possibile conoscere in un punto sperduto, in un punto sconosciuto, dove trovano un bambino. Eppure in questo bambino, nonostante loro sappiano tutto, conoscano tutto, c'è qualcosa di nuovo. E loro, essendo veri sapienti, abbiamo visto o sapienza all'inizio, no, della novena, e essendo veri sapienti, essendo persone che assaporano la novità che Dio gli mette davanti, sono pronte a dire sì, questo è qualcosa di nuovo, questo non lo conoscevamo, ci ha stupito. Ecco, l'antifona di oggi ricorda proprio questo stupore di fronte al Natale che arriva.